Il pianto della Llorona. Il sud-ovest degli Stati Uniti, al confine con il Messico, è una terra di mistero e leggende. I suoi paesaggi di polvere e rocce sono stati lo scenario dell'incontro e dello scontro di diverse culture e hanno dato vita a un folklore ricco di figure vivide e tenebrose. In principio c'erano gli Aztechi, che adoravano il terribile Tezcalipocha, dio della notte e patrono degli stregoni, offrendogli sacrifici umani. A partire dal XVI secolo, i nativi furono sterminati e soppiantati dagli spagnoli, che importarono dal vecchio continente, insieme al cristianesimo, anche la paura delle streghe e la violenza della Santa Inquisizione. Alla stregoneria indiana, così, si sovrappose la superstizione europea. Nel 1848, dopo la guerra con il Messico, il territorio divenne statunitense. Anche i coloni anglosassoni portarono con sé il loro oscuro patrimonio di timori e superstizioni, ricco anch'esso di streghe e diavoli, ma soprattutto di un male metafisico e opprimente che era estraneo alle altre culture. È così che quando il sole scende all'orizzonte e il vento sibila tra i cespugli di meschite, le terre bagnate dal Rio Grande si popolano di creature misteriose e inquietanti. Gli ululati dei coyote fanno pensare agli skinwalker, i malvagi mutaforma del folklore navajo, o all'agghiacciante richiamo del chupacabra, animale misterioso che ancora oggi viene avvistato in quell'area. Talvolta, lungo le sponde di quel fiume, si sente il lamento straziante di una donna. Chi l'ha vista dice che è magra, con le vesti intrise d'acqua. I capelli neri le scendono come serpenti sul viso pallido e le sue spalle sono scheletriche. I suoi occhi sono dei buchi neri che brillano di una luce sinistra. «Dove sono i miei figli? Avete visto i miei figli?» chiede incessantemente a chi ha la sfortuna di incontrarla. Risponderle o avvicinarsi, però, è un errore che può essere fatale. Chi l'ha fatto ha perso la ragione per sempre, oppure è morto nel fiume perché la donna lo ha affogato nel nero gorgo. Il fantasma del fiume viene chiamato Llorona, la donna che piange. Alcuni pensano che si tratti di una vecchia strega, altri che sia un'anima del purgatorio che vaga senza riuscire a trovare pace. Esistono diverse varianti di questa leggenda. Gli antropologi ne hanno identificate più di 40, diffuse anche in tutto il Sud America. La più celebre parla di una donna che, troppo presa dalla vanità e dai numerosi amanti, abbandona i suoi due figli a casa per andare a ballare al villaggio, dove trascorre una notte di ebbrezza e follia. Al suo ritorno a casa, scopre che i due figli sono affogati nel fiume nel tentativo di guadarlo per venire a cercarla. Il rimorso per l'accaduto le ottenebra la ragione. La donna smette di nutrirsi e si aggira senza sosta lungo la riva del fiume, invocando i nomi dei figli che non le rispondono. Dopo la morte, si trasforma in un fantasma che infesta la riva del fiume e appare nelle spettrali notti rischiarate dalla luna. I genitori di Las Vegas insegnano ai loro bambini a fuggire perché la Llorona potrebbe volerli prendere con sé per sostituire i suoi figli morti. Altri racconti, invece, parlano di una donna messicana di origini native, sedotta e abbandonata da un militare spagnolo che le ha dato due figli. Quando scopre che il suo amore l'ha lasciata per sposarsi con una nobildonna ispanica, si reca al fiume e con un atto crudele e disperato annega i figli innocenti tra i flutti per vendicarsi del loro padre che l'ha abbandonata. Per certi versi, questa seconda versione sembra quasi una sorta di rivisitazione folclorica della tragedia di Medea, narrata dal greco Euripide nel IV secolo a.C. Ad Albuquerque si racconta che la terribile Megera fosse un tempo una ragazza che si tuffò nel fiume per un amore infelice. C'è comunque una costante che accomuna tutte le varianti: una donna che piange sulla riva del fiume, un lugubre fantasma che spaventa fino al punto di uccidere. Anche il lamento della Llorona, che in spagnolo significa la piagnona, ha radici profonde. Sembra che il racconto ispanico derivi da un mito azteco molto più antico, con una struttura del tutto simile. Tonantzin era una dea azteca che si confondeva tra le donne per rapire i loro figli dalle culle, lasciando al loro posto una punta di freccia.
Di notte si aggirava per le strade delle città, lamentandosi in modo straziante, ma all'alba scompariva tra i flutti del fiume. La Llorona è forse una vecchia superstizione, ma ha degli equivalenti in molte tradizioni. Quella che le assomiglia di più è sicuramente la Cuinniag, uno spirito femminile il cui nome gaelico significa «colei che piange». Una donna spettrale che è solita manifestarsi in prossimità di cascate, laghi e fiume nella verde Irlanda e in Scozia. Si tratta sostanzialmente di una banshee, uno degli esseri fatati che popolano il folklore celtico. Il suo lugubre lamento fa rabbrividire ed è un triste presagio di morte per chi lo ascolta o per qualcuno dei suoi cari. La fata ha gli occhi pieni di lacrime perché prevede il triste epilogo delle vite umane. Se procediamo a ritroso, cercando la sorgente da cui scaturiscono la Llorona e le sue sorelle, arriviamo alla Grande Madre, divinità femminile ancestrale che accompagna l'uomo sin dalla notte dei tempi. È graffiata sulle pareti delle caverne che ospitavano i nostri antenati, oppure plasmata in rozze e opulente statuette paleolitiche. Con l'evolversi del tempo prenderà nomi e forme differenti e verrà declinata in diversi sistemi religiosi. Ma il suo fascino, seducente e terribile al tempo stesso, rimarrà invariato attraverso i millenni. Nella Grande Madre, gli opposti, apparentemente inconciliabili, della morte e della rinascita si conciliano, proprio come accade nel ciclo delle stagioni. In essa alberga l'insolubile mistero della coincidenza di fine e inizio, della vita e della morte. Anche il ricorrere dell'elemento acqueo assume senso se considerato in questa prospettiva. L'acqua, infatti, è da sempre associata alla Grande Madre per la sua natura ambivalente. Essa è portatrice di fertilità e di vita, ma al contempo può distruggerla con la sua violenza. Il fiume è quindi il luogo più naturale per l'apparizione di un fantasma come quello della Llorona. Il suo scorrere, infatti, rappresenta una zona di confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il volo della lecciusa. Il confine tra Stati Uniti e Messico è anche la patria della lecciusa o mujer lecciusa, una strega mutaforma del folklore messicano, capace di trasformarsi in un uccello nero di proporzioni gigantesche, in genere un gufo. Lecciusa in spagnolo significa appunto gufo, grande abbastanza da afferrare un uomo tra i propri artigli e portarlo via. La versione più diffusa racconta che la lecciusa sia una bruca, una strega che ha deciso di vendere la propria anima al diavolo in cambio di immensi poteri magici. Ma, secondo altre leggende, era inizialmente una curandera, una guaritrice, ingiustamente accusata di stregoneria e messa a morte. Altri ancora sostengono che la creatura sia lo spirito inquieto di una donna defunta, tradita dal marito quando era ancora in vita o immediatamente dopo il suo trapasso. In ogni caso, quando si manifesta, in genere di notte o al crepuscolo, la lecciusa non ha buone intenzioni. Volteggia emettendo grida stridule o pianti simili a quelli di un neonato. Se il malcapitato si avventura fuori dal proprio riparo, cercando di localizzare il lamento, rischia di finire nella morsa dei suoi artigli e scomparire per sempre. Le viene attribuito il potere di scatenare tempeste, ma anche il sentire il suo macabro verso non porta fortuna. In genere è l'annuncio di morte imminente, proprio come il grido della banshee celtica. La leggenda ha origini antiche, risale al tempo dei coloni spagnoli nella regione. È stata trasmessa soprattutto per via orale, ma curiosamente è ancora ben viva ai giorni nostri, tanto che ancora oggi esistono testimonianze di avvistamenti di questa creatura. Il più recente avvistamento di una strega alata, una Flying Witch, risale al 25 febbraio 2018 presso Turtle Creek, nel Wisconsin. La testimone, la cui identità è anonima ma ha comunque origini latinoamericane, ha descritto una inquietante creatura implanata verso la sua vettura, al punto di sfiorarne il cofano. Il corpo di questo essere alato, secondo la testimonianza, era marroncino, del colore dei sacchetti di carta. Le sue ali, simili a quelle di un pipistrello, superavano la lunghezza dell'automobile e il corpo era snello e dalle sembianze femminili, a differenza del viso che invece sembrava vuoto. Dopo la planata, operata senza battere le ali e quasi entrando in collisione con il guardrail, la misteriosa strega volante è scomparsa per sempre. Ma l'impaurita testimone teme che possa tornare a prenderla.
Avvistamenti del genere riportano alla memoria un'altra creatura del folklore americano contemporaneo, l'uomo falena, il Mothman. Il suo primo avvistamento risale a tempi relativamente recenti, il 1966, e proprio come la lechuza, anche l'uomo falena porta una terribile sfortuna, tant'è vero che le sue apparizioni sono in genere collegate a catastrofi, come quella accaduta il 15 dicembre 1967 con il crollo del Silver Bridge in Ohio, nel quale morirono quasi 50 persone. I più rigidi razionalisti, poi, hanno cercato di spiegare gli occhi rossi che caratterizzano l'uomo falena come un fenomeno di rifrazione della luce caratteristico degli occhi del gufo. Secondo questa spiegazione un po' acrobatica, il rapace, illuminato dai fari di un'automobile, potrebbe sembrare più grande e somigliare quindi a un uomo con grandi occhi e ali spiegate. Ma tornando alla bruca alata del folklore di frontiera, se doveste trovarvi i protagonisti di questo terrificante incontro, avete quattro possibilità. La prima è pregare sperando che se ne vada. Non dimentichiamo, infatti, che il folklore messicano è profondamente imbevuto di cristianesimo. La seconda protezione è quella di portare in tasca una corda o un fazzoletto annodati 7 volte. Se questi rimedi non bastano, i messicani consigliano di rivolgersi a una curandera, una professionista del settore che saprà neutralizzarla con incantesimi ad hoc. Se nessuno dei metodi menzionati dovesse funzionare, invece, non vi resta che affidarvi al metodo prediletto da Tex e dai suoi pars per affrontare il soprannaturale. Mettete mano a una 6 colpi e innaffiatela di piombo. Meglio ancora se avrete precedentemente inciso una croce sulla punta delle pallottole. Se i colpi saranno andati a segno, il tenebroso volatile si trasformerà nuovamente nei miseri resti di un'anziana signora. Spingendoci oltre il confine tra Stati Uniti e Messico fino allo stato di Tlaxcala, incontriamo l'inquietante leggenda delle Tlahuelpuchi, le streghe vampire messicane. Tlahuelpuchi significa letteralmente foschia luminosa. Si tratta in genere di donne, sebbene ci siano versioni che affermano che esistano anche Tlahuelpuchi maschili. Nella versione più vicina all'idea europea e statunitense delle streghe, anche le Tlahuelpuchi acquisirebbero i poteri dopo aver venduto l'anima al diavolo. Ma una versione più antica e oscura, affine ad alcune leggende che risalgono fino agli Aztechi, dice che si tratta di esseri umani maledetti alla nascita, forse dal male in persona e i cui poteri si manifestano durante la pubertà, una maledizione alla quale non si può sfuggire in alcun modo. Dal momento della pubertà devono alimentarsi almeno una volta al mese con il sangue, se non ci riescono, muoiono. Il potere più comunemente attribuito a queste creature è quello di potersi trasformare in volatili, avvoltoi ad esempio, o più comunemente tacchini, che però sono in grado di volare. Questo servirebbe anche per poter compiere lo strano rituale con cui indicano la casa della loro vittima, che prima dell'attacco devono sorvolare creando una croce da nord a sud e da est a ovest. Un altro tipico potere è quello ipnotico, con cui possono spingere chi ne viene colpito persino a togliersi la vita. Ma è invece nella natura delle loro vittime che le Tlahuelpuchi somigliano di nuovo alle leggendarie streghe europee e del New England, perché anche queste creature messicane prediligono gli infanti come vittime di cui nutrirsi. La leggenda dice che di notte, soprattutto tra la mezzanotte e le 4 del mattino, questi esseri si introducano nelle case dove ci sono bambini sotto forma di uccello e utilizzando il loro becco succhino il sangue dalla fontanella, una zona del cranio facile da penetrare in tenera età. Il giorno dopo, le loro vittime vengono ritrovate senza vita dai genitori e si dice che abbiano sempre dei lividi sul collo e uno strano colore bluastro. L'unico sollievo in questo caso è sapere che la vittima di una Tlahuelpuchi non diventa un mostro essa stessa come succede in molte leggende basate sui vampiri, ma muore e basta. Nel folklore locale si racconta che sia quasi impossibile scoprire l'identità di una Tlahuelpuchi se non sorprendendola nell'atto di uccidere. Inoltre, è frequente che i membri della famiglia della strega si adoperino loro stessi per nascondere la sua identità e proteggerla. E il motivo è squisitamente contorto. Le Tlahuelpuchi portano sventura al raccolto e agli animali domestici, quindi l'intera comunità le odia, non solo i genitori delle vittime.
Tuttavia, queste creature non cacciano tra i membri della loro stessa famiglia, la quale è perversamente al sicuro, ma, se venisse scoperta e uccisa, i suoi poteri si trasferirebbero al nuovo assassino, mettendo quindi di nuovo in pericolo la famiglia, che così si trova incastrata in un ciclo senza uscita. Ma forse la cosa più sorprendente riguardo queste strane creature, capaci perfino di separare le gambe umane dalla parte superiore del corpo tramutate in volatile, è che secondo alcune versioni, esse farebbero parte di una sorta di società parallela, con dei territori di influenza, dei patti con gli sciamani locali e perfino con le altre creature soprannaturali. Insieme alle creature, però, ci sono sempre anche tutti quei gesti apotropaici che servono per proteggersi da loro, e le debolezze delle Trawilpucis hanno di nuovo parecchie similitudini con quelle delle streghe e vampiri nostrani. Le Trawilpucis infatti mal sopporta l'aglio e la cipolla, ma anche gli oggetti in metallo. Per quest'ultimo motivo, per difendere i bambini da queste creature, i genitori sono soliti lasciare un paio di forbici aperte vicino al letto, ma anche specchi, crocifissi e altre immagini religiose fissate alle culle, soprattutto se i bambini non sono ancora stati battezzati. Un rimedio ancor più laborioso è quello di cucire dei medaglioni religiosi creando la forma di una croce sugli indumenti intimi. Nonostante siano in tanti a raccontare di questi fenomeni, non ci sono studi attendibili al riguardo, e anche se ci sono ancora oggi neonati che muoiono in maniere che la scienza non riesce a spiegare, spesso si tratta di decessi per soffocamento, di morti in culla o di infanticidi mai svelati, così come nella maggior parte dei casi di rapimenti delle fate o da parte delle streghe nelle leggende europee e nordamericane. Ma le leggende sono dure a morire. Nel 1954 lo Stato di Tlaxcala dovette emanare una legge che obbligava a sottoporre al controllo delle autorità mediche tutti i neonati purtroppo deceduti e che la gente credeva vittime di stregoneria. E l'ultima esecuzione di una presunta Trawilpucis risale al 1973, non tanto tempo fa quindi. Si trattava davvero di una creatura soprannaturale o era una persona affetta da terribili turbe psichiche? Impossibile dirlo, ma una cosa è certa, queste leggende non muoiono mai nel bene e nel male. Queste creature, la Llorona, la Lechuza e anche le Trawilpucis, sono ovviamente uscite dal folklore per entrare nel mondo della letteratura e più ancora del cinema e della TV. Se però i film ufficialmente dedicati alla Lechuza e alla Trawilpucis sono tutti relativamente recenti e poco conosciuti, nonché introvabili in italiano, la Llorona invece ha avuto una lunga carriera cinematografica, iniziata addirittura nel 1938 con il film messicano La Llorona. Sono seguiti una serie di film messicani e anche americani più o meno dal 2004 in poi, fino alle sue incarnazioni più recenti in La Llorona e le lacrime del male del 2019, malauguratamente legato al Conjuring Universe, e l'ultimo The Legend of La Llorona, prodotto dalla Saban nel 2021 con Danny Trejo, ma non ancora distribuito in Italia. Non posso che avvertire chiunque stia ascoltando che La Llorona prodotto da James Wan è, come gran parte dei prodotti legati al Conjuring Universe, un film come sempre gradevole dal punto di vista visivo, ma totalmente dimenticabile, affidato ai jumpscare più scontati e con personaggi così piatti da far rimpiangere una telenovela degli anni 70. Da sottolineare poi il fatto che tutto il legame con il Conjuring Universe stia nell'apparizione per un paio di minuti di un personaggio totalmente ininfluente per la trama che è apparso in un capitolo di Annabelle, sceneggiatura magistrale. Sempre la Llorona è comparsa anche come antagonista nella serie Supernatural, nella seconda stagione di Grimm e nella serie del 2017 Riverdale. E con questi suggerimenti cinematografici, il viaggio nelle leggende a cavallo tra Messico e Stati Uniti e tra Far West e presente è finito. Ringrazio Gianmario Mollar, autore di Viaggio nel West Misterioso, da cui ho tratto parte del testo di questo video. Un augurio a tutti di buon Halloween e a presto!